Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai 20 extracomunitari che a Gela hanno preso parte al corso di educazione civico-stradale relativa alla conoscenza e al comportamento si è svolta ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore comunale ai servizi sociali Licia Bela e del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana. L'iniziativa promossa dall'ex assessore al controllo del territorio Eugenio Catania è stata curata dall'ispettore Salvatore Sauna con la collaborazione di alcuni mediatori culturali. Coinvolgimento ai fini dell'integrazione, questo è l'obiettivo chiave. Chiaro, non si può pensare che questi ragazzi possano essere esclusi dalle dinamiche civili che si svolgono all'interno della città, quindi un corso su un'educazione di civiltà, e questo è stato il messaggio che è passato appunto in questo di formazione. Ci auguriamo di replicarlo e di potenziare lì dove ci siano le condizioni questo momento appunto di integrazione nel vero senso della parola. Una cosa che noi vorremmo sottolineare è la necessità che siamo in presenza di due culture diverse, entrambe paritarie, è la cosa fondamentale che vogliamo sottolineare, ed entrambe che meritano di essere poste sullo stesso piano e rispettate allo stesso modo, ma evidentemente si tratta di persone che si trovano sul nostro territorio e che quindi devono individuare, verificare ed adeguarsi a quelle che sono le nostre regole di vita, non che siano migliori rispetto alle loro, ma sono quelle che attuiamo nel territorio dello Stato italiane, e come totale devono essere rispettate. Oggi più che mai questo tema è di grande rilevanza, perché è chiaro che in una situazione a livello nazionale in cui ci sono molte discussioni sull'accoglienza o meno, noi abbiamo ritenuto di rendere questo servizio non solo a queste persone, ma in primo luogo alla città e a noi stessi. Penso che, d'accordo con il comandante, con l'ex assessore Catania, abbiamo pensato di dare una mano a questi ragazzi che vivono nella nostra città per cercare di aiutarli nel loro inserimento nella nostra società. Puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo sulle varie politiche dei migranti, però è una realtà che c'è, che esiste, e noi come istituzione, quindi come Polizia Municipale, abbiamo pensato di dare dei servizi, perché il nostro compito è quello di dare servizi alla città, e attraverso questo corso abbiamo dato questo servizio.